Saluto i partecipanti a questo corso, non il primo, della scuola dell'Associazione Socialismo e mi dispiace di salutarli attraverso una tecnologia anziché salutarli di persona, ma purtroppo non posso essere con voi e ho cercato di esserci, sono riuscito ad esserci, grazie anche all'ottimo lavoro di Gennaro Acquaviva, in questa forma che mi permette di parlarvi, di dirvi quello che penso di un momento nel quale, a dir la verità, ripudiata com'è quasi da tutti, la politica sembra sempre più necessaria perché i problemi che abbiamo davanti sembrano sempre più insolubili. Ho vissuto una stagione nella quale parlare di Europa e Mediterraneo significava parlare di trasformazioni che sembravano andare tutte in positivo verso un mondo migliore, un'Europa sempre più integrata, un'Europa sempre più capace ai tempi del processo di allargamento ad est di segnare col suo virgolette potere trasformativo i paesi vicini, un'Europa che quindi si rivolgeva al Mediterraneo non necessariamente per assorbirlo entro i propri confini, ma per far valere e nei modi appropriati quello stesso potere trasformativo, un Mediterraneo del quale si profilava una crescita comune con quella di noi europei. Poi sono arrivati una serie di fatti che sono quelli con i quali facciamo i conti ora e sono fatti, diciamo la verità, non necessariamente negativi, ma di sicuro di sconvolgimento. C'è stata la grande crisi finanziaria ed economica che ha reso la crescita un mito per buona parte del mondo, di sicuro per la parte in cui noi viviamo e per la stessa sponda nord del Mediterraneo. Poi, oltre a questa, è arrivata, diciamo, oltre a questa, in ragione di questa, una malattia europea segnata dalla progressiva sostituzione della fiducia nel futuro e della fiducia reciproca e della fiducia dei singoli europei e dei singoli stati membri europei nel lavoro comune europeo, sostituzione di questa fiducia con diffidenza, con incertezza, a volte addirittura con ostilità. Oggi tutti sanno che noi in Europa siamo governati da un sistema prevalentemente intergovernativo nel quale ciascuno cerca di tutelare i propri interessi nazionali e il lavoro comune, il lavoro in vista di obiettivi comuni appare sempre più problematico e sempre più difficile. Addirittura la moneta comune di cui ci siamo dotati, la moneta unica, è una moneta le cui sorti affidate ai governi nazionali, ai bilanci nazionali, è, secondo alcuni di noi, problematica se non riusciremo a darle un governo più forte, ma oggi le tracce di questo governo più forte ancora non si vedono. Allo stesso tempo il Mediterraneo ha avuto una vicenda chiaroscurale, segnata inizialmente dalle grandi speranze della cosiddetta primavera araba che ha coinvolto l'Egitto, che ha coinvolto la Tunisia, che è arrivata in forme molto diverse a coinvolgere la Libia e che col passare rapidamente degli anni ha subito una trasformazione che, secondo alcuni, seguendo sempre le stagioni, sarebbe addirittura di inverno arabo, non più di primavera araba. Di sicuro, ci ha lasciato solo l'esile ma importante segno di successo
della primavera tunisina, diventata l'unico tra tutti stato nel quale la democrazia cerca di affermarsi, con da un lato uno stato egiziano tornato alla dittatura militare per avere la stabilità che sembrava aver perso nel breve periodo, governato dalla Fratellanza Musulmana, e dall'altra parte una Libia che è diventata preda delle lotte tribali in cui si è inserito il terrorismo islamico dell'ISIS. Se ci poniamo l'antica domanda, dove andiamo partendo di qua, where do we go from here? Non è facile essere ispirati dalla speranza e dalla fiducia che ci ispiravano tempo fa. Aggiungiamo, perché ancora non l'ho detto, e perché viene più dal Medio Oriente che non dal Mediterraneo in questo momento, che c'è anche un flusso di immigrazione che ha fatto del Mediterraneo sempre più il mare della morte e ha reso i paesi rivieraschi i paesi di transito di migliaia e migliaia di esseri umani che continuano a venire in Europa per le ragioni più diverse. Quindi è un momento di grande, grande difficoltà, nel quale è facile dire ci sarebbe bisogno di bussole coraggiose tenute nelle mani di leaders coraggiosi, e queste sono risorse di cui oggi disponiamo davvero con grande, grande scarsità. Possiamo capire soltanto alcune delle cose che in questo momento dominano attorno a noi. La prima è che di sicuro il bisogno di Europa in un clima come questo non può far altro che crescere. Ed è possibile che negli europei, proprio per la difficoltà alla quale stanno arrivando, sono arrivati, la consapevolezza che non conviene cedere fino in fondo all'isolamento nazionalista riesca a riprendere quota. Devo dire la verità, nonostante l'attenzione che i media danno ai cosiddetti partiti populisti, ai movimenti anti-europei, all'antitutto, che sembra una nota dominante della politica più vociante, i sondaggi che vengono fatti nelle opinioni pubbliche più larghe segnalano che in effetti il sentimento europeo è un sentimento che le difficoltà per alcuni hanno attenuato, ma per molti hanno fatto riemergere. Basti dire, basti riflettere su quello che è accaduto in Grecia, il paese in fondo più tormentato dalle decisioni comuni, che è arrivato a decisioni referendarie in un clima emotivamente molto molto teso e sensibile, avendo una indicazione principale: non vogliamo uscire dall'euro. Ci possiamo arrabattare, ci possiamo difendere, ma quello che ci siamo dati, la moneta unica, non la vogliamo perdere. Tant'è vero che se oggi voi chiedeste agli europei, ma insomma, se vi dicono che serve un'Europa più integrata per mantenere l'euro, preferireste questa Europa più integrata o preferireste uscire dall'euro? Io sono sicuro che la risposta andrebbe a favore di ciò che oggi alcuni considerano un'utopia, la Europa più integrata. Un'Europa più integrata che viene proprio suggerita e finirà per saltare fuori dalle difficoltà che incontriamo
nel Mediterraneo alle prese con l'immigrazione. La gestione dell'immigrazione come un fenomeno nazionale, se lo sbrighino gli italiani, se lo sbrighino i greci, oggi in coscienza non riesce più a sostenerla nessuna. L'immigrazione sta diventando un tema europeo e non è un caso che il principale leader europeo, che è la cancelliera tedesca, abbia dato il là ad un nuovo modo di impostare, la questione. È importante che lo facciamo ed è importante però, e questo è il punto che vorrei segnalare, che ci preoccupiamo anche delle premesse di questo fenomeno migratorio e che cerchiamo di essere più presenti, più utilmente presenti nei paesi dai quali questa migrazione viene. Io ho in queste settimane un chiodo fisso, non mi è chiaro che cosa è utile fare in Siria, ma è inutile fare i provvidi infermieri e assistenti sociali dei milioni di siriani che escono dal loro paese, non dicendo nulla o non assumendo una posizione chiara sulla ragione che li porta fuori, che è questa tremenda lotta che c'è tra il regime di Assad, il cosiddetto califfato ed altri gruppi. L'Europa che cosa vuole rispetto a questo? Lascia che siano i due maggiori paesi che bombardano ciascuno per conto suo senza alcun risultato utile a gestire la faccenda e davanti alle difficoltà che incontra l'Egitto. Io non sono uno di quegli avventati che dicono liberiamoci dei dittatori e tutto sarà meglio, perché non è detto nel realismo della storia che sia così, e così non è stato in Libia, e così non è stato in Iraq, e così non è stato nello stesso Egitto dopo la caduta di Mubarak. Però dobbiamo stabilire le basi sulle quali intratteniamo i rapporti con i regimi autoritari e noi abbiamo bisogno di governo in paesi come l'Egitto. L'Egitto ha bisogno di collaborazione in Europa. Ci sono delle condizioni che non vengono definite, ci sono dei silenzi che vengono tenuti e poi si scopre che un regime autoritario non è neppure in grado di garantire la sicurezza più elementare nei suoi aeroporti e si verificano disgrazie come quella di Sharm el-Sheikh. Soprattutto dobbiamo essere in grado di rimettere in sesto un paese come la Libia. L'Italia ha una responsabilità speciale rispetto a questo. Forse dovremmo riuscire ad essere guidati da una limpidezza e una univocità di intenti che con questi paesi non riusciamo ad avere, non solo noi italiani, ma in genere il mondo occidentale. Tutta la partita del nostro tempo è inquinata dalla consapevolezza seguita da omissione del fatto che l'Arabia Saudita e l'ISIS in realtà hanno un filo comune. Non si osa dirlo pubblicamente, si constata senza trarne le conseguenze che i codici che si seguono in Arabia Saudita sono esattamente gli stessi che segue l'ISIS, e ci possono essere giovani che fanno in Arabia Saudita per un blog la fine che fanno giovani per motivi analoghi sotto il dominio del califfato. Qui c'è un gigantesco
equivoco morale e politico che l'Occidente non ha ancora sciolto e che pesa nel sistema di alleanze incrociate con cui si entra in un paese come la Libia, accompagnati per di più ciascuno dalla preoccupazione per i propri contratti. Dubito che se ne uscirà se non si scioglieranno alcuni di questi nodi. C'è molta materia per riorganizzare il futuro senza scoraggiarsi, ma avendo un grande realismo, sapendo che ci muoviamo in un mondo che è diventato infido come mai non era stato, sapendo che possiamo avere cause che guardiamo con simpatia, dalle quali scaturisce anche del male oltre che del bene. Dico un'ultima cosa. I curdi sono forse coloro che si oppongono con maggiore efficacia all'ISIS in Siria, ma oltre a difendere i propri territori, già che ci sono, si allargano in territori che sono degli arabi e provocano reazioni che poi facilitano il presidente Erdogan nell'intervenire contro di loro. Insomma, voi siete a una scuola. Dovete essere nutriti dagli ideali che il nome di questa scuola suggerisce, ma dovete essere nutriti anche da un grande realismo, perché questi ideali vanno affermati oggi senza ingenuità e senza compromessi. Un caro saluto a tutti.